Si dice che i derby di montagna siano quelli con maggior partecipazione di pubblico. Oggi siamo in pianura, ma il derby è sempre derby, specialmente quando le squadre coinvolte sono Folgore e Fornovo. Buon pomeriggio da Emanuele Berni e Alberto Mastrolema. Dal campo comunale di Riccò, Folgore e Fornovo contro Fornovo. Le formazioni in campo, la Folgore si schiera con un 4-3-3 del neo mister Frattini. Tra i pali Gatti, Pasqualino, Memorini, Tommasello, Maio in difesa. Centrocampo con Di Napoli davanti alla difesa. Tommasello a destra, Sow a sinistra. Il tridente attacco è formato da Valla, Anastasio e Riad. Fornovo che risponde con un 4-4-1-1 a donne tra i pali. Colombo, Valenti, Bondi e Zacomer in difesa. Scarica Venusti, Frank Pagliarone a centrocampo davanti Bernardini e Lazzari. Ci fermiamo per un minuto di silenzio osservato e indicato dall'arbitro. Due formazioni che, come abbiamo detto prima, la Folgore ha cambiato poco rispetto agli anni scorsi, mentre il Fornovo è ancora in fase di costruzione, possiamo dirlo. Due movimenti di mercato anche nell'ultima settimana. Sì, dopo la prestazione di settimana scorsa, i problemi avuti con la punta, è stato sostituito, sono stati arrivati tre giocatori nuovi che sono Lazzari, Valenti e Colombo nel Fornovo. Tanto abbiamo già visto la Folgore lanciarsi in avanti con un inserimento di Sow che ha provato subito ad entrare in area di rigore. Ci ha pensato il centrale del Fornovo a spazzare. Ora ancora la Folgore in rimessa laterale. Pasqualino si propone a Riad di testa. Riad lotta Pagliarone. Ancora Pasqualino, fallo gamba tesa. Esatto, la fischia l'arbitro. Calcio di punizione sulle tre quarti per la Folgore. Dicevi, Alberto? Sì, che c'è stata questa novità del Fornovo. E l'ultima novità è l'assenza di guida, ufficialmente per un problemino fisico accusato ieri venerdì nella rifinitura. Quindi l'attacco tutto nuovo del Fornovo. Ecco. Ancora la Folgore in attacco, prova a ripartire il Fornovo, subito il lancio lungo a servire Lazzari, chiude subito Tommasello in fallo laterale, rimessa laterale ora in zona avanzata per il Fornovo. Giornata sicuramente calda, nonostante siamo già nel mese di settembre. 1-2 scambio, palla dentro, l'arbitro non fischia fuori gioco, ne scaturisce una palla semplice che... C'è un'incomprensione tra il portiere e il difensore centrale, spazza Tommasello, palla ancora per il portiere Gatti che andrà al rilancio. Dicevo, giornata abbastanza calda, nonostante siamo a settembre, questo può influire in parte sulle prestazioni dei giocatori. Sì, confronto alle ultime due di Coppa, la temperatura è molto più fresca sicuramente. E anche il terreno, ieri c'è stato questo temporale verso sera, quindi il terreno è un po' sembra in buone condizioni. Vedremo se questi gol della Coppa fatti dalla Folgore avranno influito oppure se il Fornovo riesce a continuare con la vittoria fatta domenica scorsa. Verticalizzazione per Valla, palla dentro a cercare il taglio di Riad, palla che non passa, lotta ancora Anastasio. Palla 2, scontro di testa, l'arbitro fa proseguire tra Tommasello, Sow mette ordine, allarga sinistra per Maio. Capitano Maio cerca subito a lungo linea Valla che si sta muovendo a sinistra, copre Colombo, la gioca semplice, fallo in attacco fischiato ai danni della Folgore. Calcio di punizione che sarà affidato al portiere Adorni. Diciamo, squadra della Folgore piuttosto ormai... possiamo dirlo, un gruppo consolidato, una squadra di giocatori che ormai si conoscono.
Ecco, specialmente in un derby, quanto può influire il giocare tanto insieme e quindi avere già un gruppo ben consolidato che magari di derby ne ha già giocati tanti rispetto ad una squadra che ha diversi giocatori nuovi? Sì, e poi dobbiamo dire che il cambio dell'allenatore ha influito molto, perché l'anno scorso con gli stessi giocatori la Folgore si è salvata le ultime domeniche. Adesso vabbè, siamo ancora all'inizio, la prima è stata persa, ma in Coppa avevano fatto vedere un buon gioco con passaggi ravvicinati e mai il lancio lungo. Era stata una delle caratteristiche che ha messo in difficoltà il Fornovo nella partita di Coppa. Portapalla Bernardini, capitano del Fornovo, subisce fallo, la gioca subito semplice per Pagliarone, ancora Bernardini, tenta la verticalizzazione per Frank Stefan, non va, la palla passa per Zaccomer rientra in campo, recuperato da sopra, può ripartire ora il contropiede di Riad, a destra Riad, ne ha due addosso, Riad perde palla, rientra, un ottimo recupero di Pagliarone. Ora Bondi, lancio lungo per Lazzari che mette giù di petto, lo stop è impreciso. Di Napoli prova a cercare subito il lancio lungo, fallo di mano, l'arbitro dice di proseguire. Pasqualino la gioca per ancora Di Napoli che viene incontro. Di Napoli mette ordine, proverà a ripartire da dietro. No, buona palla in mezzo per So. Viene ancora incontro Anastasio, la difende, prova ad allargare, palla lunga per Riad, troppo. Rimessa dal fondo per la chiusura di Zaccomer, neanche troppo difficile dato che l'avversario era molto lontano. E per quanto riguarda, come dicevamo prima, il Fornovo, ci sono questi tre nuovi acquisti, tutti e tre in campo, e la novità di Frank, che nelle altre due partite era schierato difensore centrale, è stato messo in mediana a fianco di Venusti, e la novità che anche Bernardini fa la seconda punta, mentre nelle altre partite giocava mediano davanti alla difesa. Tanto bella palla lunga! Buon intervento di Gatti sulla prima conclusione della partita operata da Pagliarone. Pare in due tempi, parata piuttosto semplice. Si riparte col terzino destro Pasqualino. Non ha nessuno davanti a sé. Pasqualino la gioca semplice per Di Napoli che viene ancora incontro. Di Napoli sulla pressione di Lazzari se la cava bene servendo su. Dall'altra parte per Tomasello, allarga per Maio. Prova a muoversi su tutto il suo fronte. La Folgore riesce con di punta a far arrivare il pallone ad Anastasio. Anastasio davanti alla porta prova la conclusione, Murata lotta su questo pallone, Tomasello non ci arriva, recupera il Fornovo, rimessa laterale ancora per la Folgore che prova a costruire da dietro e a cercare subito la verticalizzazione per l'inserimento dei suoi esterni, con Anastasio che viene spesso incontro per favorire appunto l'inserimento di Riad a destra e Valla a sinistra. Rimessa laterale affidata a Maio per So, controllo un po' difficile, So raddoppiato, conclusione provata da Tomasello, primo tiro anche per la Folgore, facile la presa di Adorni che va subito al rilancio, non un gran rilancio, scusate, mi indicano bene, palla dentro per Riad, prova a rimettere subito in mezzo, si è inserito Pasqualino, controlla Pasqualino dentro l'area di rigore, si gira, spalla alla porta, palla spizzicata, riesce a spazzare via Frank Stefan, palla rimessa laterale, ancora la Folgore in zona offensiva, rimessa affidata ancora a Maio, viene incontro Valla, si inserisce alle spalle Tomasello, chiuso da Colombo, colpo di testa di Venusti per Frank che prova a controllare il pressato, si appoggia su Colombo ma rinviene ancora Tomasello, mette in fallo laterale, evita la ripartenza del gioco e il palleggio in quella zona di campo per il Fornovo. Palla ancora per Venusti, la rigioca su Colombo, subito il Colombo a cercare il lungo linea scarica, rimessa laterale in favore della Folgore.
Sì, una delle novità di quest'anno della Folgore è la posizione di Anastasio, perché nelle altre annate giocava esterno alto, quest'anno gioca punta centrale e fino adesso in queste partite di Coppa ha fatto molto bene. Però oggi con la storia del 4-4-1-1 del Fornovo vedo che la Folgore ha difficoltà nel giro palla, nel palleggio, che era stata una delle caratteristiche nelle partite di Coppa. Sì, infatti apparentemente la formazione del Fornovo è forse un po' difensiva, anche perché schiera un'unica punta con il capitano Bernardini al suo sostegno, che come hai detto prima tu ha giocato spesso davanti alla difesa. È un giocatore che può ricoprire sì più ruoli, ma non è sicuramente un attaccante, a differenza della Folgore che ne schiera tre. Primo calcio d'angolo per la Folgore, va Riad alla battuta. Chiamo uno schema, c'è un blocco al limite dell'area, c'è un grosso blocco al limite dell'area, sette saltatori all'interno dell'area, palla per Anastasio, anticipato da Bondi, sarà ancora calcio d'angolo per la Folgore. Di Napoli alla battuta. Tantissimi saltatori all'interno dell'area del Fornovo, rientrano praticamente tutti a saltare, palla in mezzo ancora a cercare Anastasio, buono l'inserimento! Annullato. C'era il vantaggio, era andato in vantaggio la Folgore, l'arbitro ha annullato il gol, non capiamo come mai, stanno accerchiando l'arbitro, tutti i giocatori della Folgore attorno all'arbitro, ha compiuto una buona parata a Mercati, ha ribadito in rete Nemorini, ma l'arbitro ha subito annullato. Ammonito in questa posizione, ammonito Tommasello per proteste, ma vederlo da qua sembrava regolare perché c'era un uomo anche sul palo, quindi... Sì, probabilmente ha fischiato un fallo l'arbitro, può essere, ora... Forse una carica sul portiere, sembrava, forse... Gli era scappata la palla. Tra l'altro il portiere Mercati batte molto più avanti di dove può essere scaturito il fallo, forse ha calcolato il fatto che Mercati avesse preso la palla e bloccata con entrambe le mani e quindi... Può davvero aver fischiato carica sul portiere. Ora prova a liberarsi del pressing di Napoli, non ci riesce. Liscio di Zakomer che manda in porta Anastasio un po' defilato, prova a rientrare, va sul fondo Anastasio, palla in mezzo, grandissimo salvataggio di Colombo, mette via e allontana il pericolo i Venusti. Ma quanti problemi ora e quanta pressione per la difesa del Fornovo. Anche se da qua sembrava partito in leggero fuorigioco Anastasio, però l'arbitro sono lontano. Di Napoli, altra ottima palla per Pasqualino che si sta inserendo frequentemente, tenta la conclusione, Riad si divora un gol, Valla praticamente davanti al portiere, era una conclusione piuttosto violenta di Riad, ci è arrivato un po' tardi Valla, poteva fare meglio? È una palla molto forte, lui è arrivato in scivolata e gli è scappata sopra. Come dicevamo prima, questa formazione un po' troppo difensivista sta facendo sì che la Folgore prenda campo e in questi ultimi minuti, a parte il gol, abbiamo visto due occasioni che sono andati vicini al vantaggio. A rilancio Mercati. Trova solo Tommasello della Folgore, prova a rigiocarla subito, ci pensa Bondi a controllare, anzi controllo un po' difficile, alza un campanile che favorisce Maio, fallo in attacco di Pagliarone, calcio di punizione per la Folgore, vediamo se continuerà a giocarla dietro, no, apre dall'altra parte per Pasqualino, mette giù Pasqualino, ha davanti Pagliarone. La rigioca indietro Nemorini per Tommasello, ancora Nemorini, nessuno lo pressa, Nemorini può venire incontro a Riad, si accentra, controllo difficile, ci pensa Frank a controllare la palla, contrastato ancora da Riad che rinviene, rimessa laterale, Pagliarone gioca subito per Lazzari che si è spostato sul lato di sinistra, Lazzari ha cerchiato, non ha nessuno in mezzo, riesce bene a servire Stefan, la palla è troppo lunga, ora so. Verticalizzazione ancora a cercare Anastasio, in incontro molto bene Anastasio, si libera del pressing di Lazzari, costretta a rientreggiare la Folgore, ancora di Napoli viene sempre incontro a giocare la palla, specialmente nel centro-destra, ha provato a chiamare l'inserimento tagliando in mezzo per Riad, ma è facile la presa per il portiere Mercato.
Sì, Di Napoli è l'uomo che mancava l'anno scorso, perché l'anno scorso le giocate della Folgor erano solo ed esclusivamente lanci lunghi. Adesso con questo nuovo acquisto, che è un giocatore di categoria superiore, lui non ha paura di farsi dare la palla e fa girare la squadra. Infatti vediamo come la battuta dei calci d'angolo, dei calci di punizione e anche l'impostazione da dietro si è sempre affidata a lui. Buono qua il lancio, un po' troppo lungo per Valla sulla sinistra. Pallone che si spegne sul fondo. Andrà il lancio il portiere. Portiere Mercati, mentre siamo arrivati al 16° minuto del primo tempo. C'è Venusti a terra, l'arbitro chiama la panchina. Ricordiamo la regola, la nuova regola che sarà introdotta dai campionati di quest'anno, cioè se l'infortunio è di facile guarigione, quindi se non è prolungata la permanenza in campo del massaggiatore, il giocatore può evitare di uscire dal campo e il gioco può riprendere immediatamente senza dover far uscire il giocatore infortunato, o sbaglio? Sì, sì, sì. Adesso speriamo, diciamo... vediamo che cosa è successo, ma sarà sicuramente una botta o un contrasto cosa. Comunque vediamo che fino adesso sta facendo la partita, la sta facendo la Folgore. Il Fornovo non ha ancora avuto nessuna occasione. Sì, intanto vediamo che le tribune ovviamente in occasione di un derby iniziano a popolarsi. Più che tribune possiamo dire il prato che è di fianco a noi, no? Mentre siamo accerchiati da dei pannelli solari qui al nostro fianco che non ci fanno tanta compagnia, ma sicuramente fanno molta più compagnia dal punto di vista economico al presidente. Sì, stiamo instaurando anche noi un derby con i moscerini, quindi un derby nel derby questo pomeriggio al campo comunale di Ricò. Guadagna un po' di campo il Fornovo ora. Colombo cerca subito, scarica, scusate, Bernardini, subisce fallo Bernardini, viene incontro a prendere palla probabilmente nella sua posizione che più gli è congeniale, quindi a centrocampo, tenta la battuta veloce, palla abbastanza inutile questa a cercare un isolato, scarica, che non ha potuto fare altro che cercare con un colpo di testa in mezzo Lazzari, ma è facile il recupero palla per la Folgore che la gioca subito ancora a destra con Pasqualino. Di Napoli, come dicevamo prima, Di Napoli l'organizzatore del gioco, delle geometrie della squadra di mister Frattini. C'era fuori gioco di rientro a mio avviso qua per Di Valla, che è stato cercato in verticale, l'arbitro non se ne avvede, rimessa laterale e palla recuperata dal Fornovo. Ecco, il Fornovo a differenza della Folgore invece cerca subito di andare a giocare in avanti con Lazzari e Bernardini che vengono spesso incontro. Ancora rimessa laterale, Venusti la rigioca subito su Colombo, ancora Venusti, Colombo in difficoltà, è costretto a giocarla di prima per scarica, buono qua il fraseggio del Fornovo. Bernardini sull'out di destra prova a mettere una palla interessante per Lazzari, che controlla non bene di ginocchio, tiro al volo di Frank, ma c'era fallo in attacco ai danni di Pagliarone. Vediamo che il Fornovo con l'ultimo acquisto fatto, Lazzari, lui è sicuramente in condizione perché si è allenato fino a pochi giorni fa con il Cervo, squadra di categoria superiore che ha cominciato la preparazione l'8 di agosto, però è un po' al di fuori di questi schemi, si vede un po' spaesato, non è molto seguito dai suoi compagni. Sì, tra l'altro ricordiamo la mancanza nell'attacco del Fornovo del neo acquisto. Scusate, il neo acquisto è Lazzari, dell'attaccante guida, giusto? Esatto, sì. E ha avuto, come dicevamo prima, un problema muscolare venerdì e la società non è nemmeno in panchina. Ora pallaccia giocata per Pagliarone, che è costretto a fare falle ai danni di Pasqualino. Calcio di punizione per la Folgore, ancora Di Napoli sul pallone. Vediamo se la giocherà ancora o proverà la verticalizzazione sull'attaccante Anastasio. La rigioca per Tommasello, che allarga subito dall'altra parte per Maio. Maio, palla lunga per Valla, è girato, prova la conclusione immediata, è facile la presa per Mercati. Non grandi occasioni in questa partita, ma sicuramente si è visto per ora un buon gioco della Folgore.
Un Fornovo invece in questi primi 20 minuti ancora un po' in confusione, anche se ora prova a uscire con Lazzari che gioca di sponda per Frank. Palla dentro a cercare l'inserimento di Pasqualino. La palla non va ancora Tommasello a riorganizzare la manovra da dietro. Palla lunga di Maio a cercare Anastasio che anche lui prova a svariare. Rigioca indietro, una palla un po' complicata, ma guadagna rimessa laterale ancora per la Folgore. Mentre siamo arrivati, come dicevo prima, al 20° della prima frazione di gioco. Maio viene incontro ancora Anastasio che stavolta si è mosso a sinistra. Tommasello prova a cambiare tutto, cerca l'inserimento di Riyad che è ben coperto da Zakomer. Favorisce la presa di Mercati che prova ad andare subito al rilancio ma non trova nessuno. Aspetterà che i suoi salgano. La gioca subito per Valenti. Palla lunga per Venusti, scusate, per Lazzari. Palla che non passa, ora riparte su. 1-2 con Anastasio, sopra va la conclusione. Buona trama qua della Folgore, ma il pallone si spegne sul fondo e a lato. E dobbiamo dire che nella Folgore manca anche Del Soldato, che nelle prime partite di Coppa aveva giocato sulla fascia al posto di Riyad e dava molto profondità e allo stesso tempo copertura. Cambio intanto nel Fornovo. Non ce la fa Venusti, quindi costretto a chiedere il campo e il cambio entra là Gueli. Di stesso ruolo, immagino. Si abbassa Bernardini a fare il mediano e Guedi è un attaccante. Quindi costretto a cambiare anche il suo schieramento, che il Fornovo che attualmente sembra essere schierato con un 4-3-3, si è messo giù con un 4-3-3. Gueli cerca subito la palla lunga per Lazzari, lo trova, l'appoggio è impreciso. Dicevamo che questo cambio costringe mister Ghillani a cambiare un po' l'assetto della sua squadra, con Bernardini che torna nel suo ruolo originale davanti alla difesa. Palla per Gueli che gioca il suo secondo pallone. Gueli sulla pressione, se la cava bene sulla pressione di Napoli. Bernardini, è tutto mancino. Bernardini tenta l'inserimento di Pagliarone. Ottimo l'intervento di Nemorini. Ancora palla giocabile per Lazzari. Lazzari rientra sul destro, allarga tutta l'altra parte ancora per Bernardini. Non ci arriva, lo aiuta Colombo. Gioca per scarica, torna ancora indietro da Bernardini. Frank allarga il gioco, anticipa il movimento del suo compagno Gueli, che poi mette uno strano traversone in mezzo dove nessuno è in grado di andarci, anche perché la palla è abbastanza debole e si spegne sul fondo. Dicevamo sull'uscita del campo di Venusti? Sì, che probabilmente adesso sarà un po' più offensivo perché Gueli è più attaccante rispetto a Bernardini e Bernardini si è messo in mezzo al campo e dovrebbe dare geometrie, cosa che in un primo momento con Venusti e Frank mancava, ecco. Palla ancora manovata da dietro con Tommasello. Maio. Tommasello. Nemorini trova sopra le linee, si appoggia su Di Napoli, un pallone non facile ma Di Napoli se la cava bene aprendo per Pasqualino. Di Napoli ha tentato una giocata, prova la verticalizzazione immediatamente per il compagno Riyad spalla alla porta, è in un fazzoletto di campo, deve provare a guadagnare qualcosa. Riyad ha provato probabilmente a buttare la palla addosso al suo compagno, a guadagnare un calcio d'angolo. Il pallone sguscia per Anastasio e ci pensa lui a guadagnare il secondo corner, scusate, il terzo corner per la Folgore. Sì, vediamo che in fase di difensiva la Folgore riesce a far girare bene la palla. Quando la palla arriva sulla metà campo, Fornovo è molto aggressivo, va in pressing e alle volte è riuscito anche a recuperare i palloni, però non c'è ancora nessuna occasione da gol per il Fornovo. Tanto altro blocco della Folgore con due giocatori che vanno anche incontro alla battuta. La gioca subito per Valla, cerca la cross, Valla rimpallato da Colombo, angolo. Abito, ha fischiato qualcosa probabilmente, sì, calcio d'angolo, sarà ancora angolo per la Folgore. Carica sul portiere, altro schema e altro blocco, c'è
C'è un mucchio furibondo nell'area della Folgore, ancora cercato in mezzo Anastasio, mette fuori Lazzari che rientra sempre sui calci d'angoli, probabilmente per sfruttare la sua altezza. Attenzione perché può ripartire il Fornovo, intervento, l'arbitro dice pulito di Tommasello, e così è, perché mette la palla in fallo laterale qua, ha fermato un ottimo, quella che poteva essere un'ottima ripartenza per il Fornovo. Sì, perché Gueli è molto veloce, anche domenica scorsa è entrato nel secondo tempo contro la Fraore ed è molto, un ragazzo molto veloce, tecnicamente magari ha qualche limite ancora, però è in contropiede, può essere pericoloso. Ma intanto Pasqualino sta spingendo un sacco, Pasqualino in questo primo tempo, palla dentro per Di Napoli, è un ottimo piede di Napoli, il mette in mezzo, un pallone interessante, anticipa tutti Bondi che mette in fallo laterale, spinge ora la Folgore, si abbassa solo a prendere palla, verticalizzazione per Riyad, la palla era 2, non ha capito, era in mezzo a 2, non è riuscito a controllarla bene. Ora Gueli, Bernardini tenta subito l'apertura dall'altra parte per l'inserimento di Scarica, la palla è un po' lunga, Scarica ci va lo stesso, Tommasello mette in fallo laterale allontanando i guai. In incontro ancora Bernardini, l'impressione è che da quando Bernardini ha cambiato la sua posizione la squadra di mister Ghillani, ora un ottimo pallone dentro per il taglio di Pagliarone dall'altra parte, controllo non è stato, era piuttosto complicato, ha fatto un'ottima chiusura anche Pasqualino che ha seguito il taglio di Pagliarone fin dall'altra parte, gli ha recuperato palla e ha subito fallo. Dicevo, sembra che il Fornovo con l'entrata in campo di Gueli e soprattutto con Bernardini che si abbassa a fare gioco tra le linee, la squadra di Ghillani abbia ampiamente anzato il baricentro. Sì, poi Bernardini è propriamente è come il Di Napoli per la Folgore, sono quei giocatori che tanto viene in avanti Maio. Maio, gioco di gambe di Maio, prova ad andare via in dribbling a Scarica che non molla di un centimetro, rientra sempre anche lui in fase difensiva, ma ottimo lavoro da parte dei due esterni di centrocampo del Fornovo. Ora palla dentro, scambio con Di Maio, con Maio, prova a mettere in mezzo, calcio, altro calcio d'angolo per la Folgore, mentre ci correggiamo, ha mantenuto lo stesso schieramento di prima come suggeriva poco fa il mister Alberto, perché tu alleni, diciamolo. Sì, il settore giovanile del Felegara, sì, loro hanno mantenuto il 4-4-2, anzi come dicevamo con la posizione di Gueli che è più attaccante di Bernardini, dovrebbero creare qualche occasione in più. Intanto c'è questo calcio d'angolo. Palla morbida a cercare Anastasio, mette fuori Tommasello, ci pensa ancora Tommasello a rigiocarla dall'altra parte per Di Napoli, buono il cross di Di Napoli, stacca! Stacca Tommasello, il difensore centrale, buona la parata di Mercati che blocca la palla e la rigioca e va e andrà a breve a rigiocarla, mentre siamo arrivati al 30° del primo tempo, 0-0 al campo comunale di Riccò tra Folgore Fornovo e Fornovo. Lazzari, mette giù Lazzari, anticipato da una buona, da un buon intervento di Pasqualino che sta giocando un'ottima partita anche in fase propositiva. Sì, si vedono che comunque è un derby e tutte e due le squadre si temono, perché anche se hanno giocato in Coppa con dei risultati un po' strani, ma sono due squadre che si temono e ognuno fa la mossa e c'è subito l'allenatore che fa la contromossa per cercare di annullare la mossa dell'avversario. Sì, per ora quasi più una partita a scacchi che non un vero derby, anche dal punto di vista agonistico, perché le squadre si rispettano, tentano di giocare il pallone, di costruire il gioco, però non si scoprono mai più di tanto. Intanto continua questo palleggio ancora arretrato della Folgore, il portiere Gatti apre per Tommasello, ottimo stacco precedente di Tommasello, buona anche la parata di Mercati. Con quell'altezza Tommasello sarà sicuramente un'arma importante per il campionato della Folgore sui calci d'angolo. Ottima la giocata di Anastasio, ora che prova a mandare il fratello del difensore centrale, Tommasello, sul fondo. Viene ancora Colombo e guadagna una rimessa laterale. Vediamo se la Folgore proverà a pressarli
ed è così perché So prova a rigiocare, a rendere questa palla rigiocabile, si alza un campanile e recupera ancora palla la Folgore. È successo spesso, questa è una situazione che si è verificata molto spesso, il recupero palla in quella zona di campo proprio dalla Folgore. Il Fornovo sembra avere difficoltà ad uscire dalle situazioni di rimesse laterali in quella zona del campo, chiaramente. Maio aspetta il movimento di qualche suo compagno, serve Valla, Valla dentro l'area, rimpallo, Bernardini spazza ancora di testa, Maio prova a lottare, brutto l'intervento di Zaccomer, di Colombo, che però subisce fallo, calcio di punizione per il Fornovo. Sì, dobbiamo dire che tutto sommato sono due squadre che all'inizio della stagione hanno come obiettivo almeno il raggiungimento dei playoff, e dovranno guardarsi dal San Leo e dall'Aurora, che sicuramente sono due candidate anche loro ai playoff. Mercati al rilancio, mentre ora sicuramente il derby con i moscerini l'abbiamo vinto noi a discapito dell'equilibrio che invece si sta vedendo in campo. Ora ottimo colpo di testa all'indietro di Pagliarone, serve Lazzari per il taglio, guadagna un calcio d'angolo Lazzari, è il primo calcio d'angolo per la formazione di mister Ghillani. Vediamo quanti saltatori porterà il Fornovo in area di rigore, c'è sicuramente il nuovo entrato Gueli. Mentre vediamo che la Folgore rimane con i tre attaccanti schierati, c'è un 3 contro 3 ora tra i tre attaccanti della Folgore e i tre difensori del Fornovo. Palla in mezzo, ha provato la girata completa Lazzari, ha provato anche a ripartire subito la Folgore, è costretta al fallo ovviamente Pagliarone per non far ripartire, erano messi malissimo in questa situazione i tre difensori rimasti nelle retrovie di mister Ghillani. Pagliarone, la gioca di testa, una palla non precisissima, fallo ora di Pagliarone, di Pasqualino. Dicevi Alberto? Sì, no, che in queste fasi di calcio d'angolo, quando la squadra avversaria si mette con tre attaccanti, è tra virgolette una follia rimanere tre contro tre, anche perché come abbiamo visto si è costretto subito a fare il fallo tattico per fermare l'azione, perché se c'era una ripartenza rischiamo troppo, generalmente bisogna sempre stare con un uomo in più indietro. Ancora a terra Pagliarone, mentre elenchiamo anche le panchine di entrambe le squadre, la Folgore con il numero 12 Oppici, 13 Ritali, 14 Albertini, 15 Pesce, 16 Minotti, 17 Tiberini, 18 Pannico, diversi giocatori che tra l'altro hanno giocato giovedì in Coppa. Panchina del Fornovo con il numero 12 Marenghi, il numero 13 Sabatino, il numero 14 Anastasio, il fratello dell'attaccante della Folgore, numero 15 Capocchiano, il numero 18 Caia, il numero 17 Gueli, che è subentrato a Venusti, infortunato al 22esimo del primo tempo. Ecco, vediamo che in questo caso invece Pagliarone è dovuto uscire dal campo. Sì, perché l'entrata del massaggiatore è stata prolungata, quindi, e poi ha ancora qualche problema, avendo preso un colpo alla schiena, fa fatica a respirare. Prova a avventarsi su questo pallone Anastasio, ci pensa ancora Bondi a mettere in fallo laterale. Maio può giocarla vicino, invece preferisce andare ancora da Anastasio, uno contro uno di Anastasio. Prova il dribbling Anastasio, è bravo Colombo a chiuderlo, prova a riappoggiarsi, guadagna una rimessa laterale vicino al corner. Anastasio che si è mosso tantissimo su tutto il fronte d'attacco, trovando anche discrete trame con i suoi compagni. Anastasio la lascia lì, ma ecco, l'abbiamo appena detto che ha trovato discrete trame con i suoi compagni, e subito c'è stata un'incomprensione con il compagno di squadra Maio. Arriva su, taglia tutto il campo e si inserisce dall'altra parte, la gioca per il cross, un po' troppo lungo, non riesce a staccare Pasqualino. No, l'arbitro dice che la rimessa laterale è del Fornovo, ripartirà il Fornovo con Zaccomer. Ancora incontro Pagliarone, preferisce andare lungo da Lazzari, forse subisce fallo, l'arbitro non se ne avvede. Frank
Black la rigioca, ha provato la verticalizzazione immediata di prima Bernardini. Non è andata a buon fine, palla un po' difficile per Gatti, se la cava benissimo. Capitan Maio che prova a uscire, palla al piede, ma scarica, non ci sta, lo contrasta e mette in fallo laterale. Grande sacrificio di entrambi gli esterni, come abbiamo detto prima, del Fornovo. Palla lunga per Tomasello, la gioca all'indietro, sponda di testa di Anastasio, prova a entrare verso il campo Riad, non riesce a controllare la palla. Ora Frank mette giù col petto, Frank controllo difficile in mezzo a due, Anastasio ancora a lottare a recuperare palla, subisce anche fallo Anastasio. Buono il primo tempo dell'attaccante della Folgore. Apertura di Napoli, t'ho interrotto perché non c'è un attimo di tregua in queste ultime battute del primo tempo. Ora Tomasello ancora a cercare Valla davanti a sé, Valla lotta, rimessa laterale. Arbitro ha fischiato, ma non ce n'era bisogno, francamente. Anastasia ancora incontro. Pallaccia messa in mezzo che favorisce l'intervento di Valenti. Può ripartire ora il Fornovo. Si ostacolano. Pallaccio di Soa. Abbiamo sentito il ciocco da qua. Cartellino giallo, primo ammonito della gara al 42esimo del primo tempo. Soa della Folgore. Dicevi prima, Alberto, quando ti ho interrotto? Sì, no, dicevo che la nuova posizione di Anastasio esalta le sue qualità, perché probabilmente col passare degli anni lui non può più fare l'esterno, anche perché non ha più facilità di corsa, quindi in quella posizione tecnicamente è molto bravo, copre bene la palla, cerca l'appoggio e anche in coppa è andato abbastanza un paio di volte in gol. Palla bassa, non ha colpito benissimo in questo caso Bernardini. Sovrapposizione di Colombo, il cross è basso e arretrato, non riesce ad arrivarci nessuno. Ora Anastasio, attenzione perché poteva partire un 4 contro 4 della Folgore. È bravo Bondi a rimanere nella posizione a contrastare la ripartenza della squadra di Mister Frattini. Maio, l'arbitro lo fa indietreggiare. E l'incontro ancora va l'anticipato da Scarica, che sicuramente l'abbiamo visto più in fase di contrasto e di difesa che non in fase propositiva. Si crea lo spazio grazie ad Anastasio che è venuto incontro per la giocata di So, che apre dall'altra parte per Riad. Ancora un pallone non facile perché Zaccomer mantiene bene la sua posizione e ha praticamente quasi sempre annullato Riad in questo primo tempo. Ora fallo di Lazzari su Nemorini, calcio di punizione, dicevo, buona la trama trovata dai giocatori della Folgore grazie a Anastasio che ha creato il buco per l'inserimento di Tomasello che ha giocato subito per So. Ma questa è roba per voi che fate il commento tecnico. Buono ora il controllo, si ne libera in mezzo a due Anastasio, la rigioca ancora indietro per Di Napoli che la giocherà in mezzo ancora subito. So apre dall'altra parte, buona azione questa della Folgore. Maio non ha un gran piede e si vede. Rimessa laterale per la Folgore, viene incontro ancora Anastasio che prova a giocare di petto. La palla favorisce Bernardini che prova a ripartire. Bernardini, palla un po' lunga, infatti chiuderà Nemorini e proteggerà la rimessa dal fondo. Sì, come abbiamo visto, sempre un leggero predominio della Folgore, però in questo momento, dopo una prima sfuriata, grandi occasioni de gol non ce ne sono state. Adesso si combatte a centrocampo, adesso rimessa dal fondo per la Folgore, che vedete allarga i due centrali e comincia il gioco dal fondo. Andrà probabilmente al rilancio ora portiere Gatti, non precisa l'apertura per Maio, la palla rimane comunque in campo, lotta Maio in mezzo al campo, fallo ai danni di Frank. Qua sembrava aver preso sia uno che l'altro, probabilmente l'arbitro era più vicino di noi e infatti avrà sicuramente ragione. Palla lunga a cercare Scarica, mette giù Scarica, cerca di saltare Maio, l'arbitro non fischia niente, c'è un contatto, risolve tutto Tomasello che mette fuori. A terra Tomasello,
Attenzione perché l'arbitro non se ne avvede, Tomasello ancora a terra, vediamo cosa decide di fare il capitano Bernardini, mette palla in fallo laterale, applaudito dai dirigenti di entrambe le squadre e anche da una fascia della tribuna. Cerchiamo di trattenere anche noi commentatori degli epiteti che vorremmo lanciare al nostro cameraman in quanto si lamenta dei continui riferimenti alla tribuna. Restituisce palla la Folgore, può rigiocare indietro Bondi. Palla lunga ancora su Lazzari. Lazzari se la cava bene in mezzo a tre. Prova a giocare su Scarica, fallo laterale in favore del Fornovo, andrà alla battuta Colombo. Gueli dentro l'area, lo triplicano addirittura i giocatori della Folgore, ma la palla è ancora in possesso del Fornovo. Bernardini con il suo sinistro rientra dall'altra parte, la gioca di destro, buono l'anticipo di Maio. Riparte ora Anastasio che è venuto incontro, Riyad apre tutto dall'altra parte, uno contro uno, Riyad può puntare l'uomo, apre tutto a tagliare il campo per Sow, anche lui uno contro uno, va sul sinistro che ha il suo piede, è ottimo l'intervento di Mercati, calcio d'angolo, ma questa è la prima palla gol per la Folgore Fornovo, arrivata al 45esimo dopo il gol annullato. Sì, una bella apertura di Anastasio, giro palla dall'altra parte, inserimento di Sov che si è portato sul sinistro e ha calciato. Forse in questo momento è stata leggermente scoperta la difesa del Fornovo. Attenzione, l'arbitro va a richiamare sia Gueli sia Tomasello. Anche dalla panchina chiedono di farsi sentire viste le troppe spinte in quella zona di campo, ma la Folgore crea un blocco enorme al limite, palla interessante dentro, è bravissimo Valenti a staccare e a recuperare palla. Fallo ora ed è altrettanto bravo in questa situazione Tomasello a guadagnare fallo in una zona molto interessante per la Folgore. Andrà sicuramente di Napoli alla battuta e così è. Invece vediamo che al contrario di prima, quando la Folgore ha schierato i tre attaccanti, qui in questo momento nessuno del Fornovo, tutti i giocatori del Fornovo sono all'interno dell'area e questo porta che tutta la Folgore può andare in area di rigore, quindi ci sarà una confusione all'interno dell'area e da lì può scaturire anche un gol, come è successo con quello annullato prima. Palla in mezzo al limite dell'area piccola del portiere, bravo Mercati a rimettere fuori di pugni. Può controllare Maio sul pressing di quelli, deve stare attento, tiene in campo un pallone non facile, prova a rigiocarla in mezzo. Devono stare attenti su questi palloni orizzontali, tagliare il campo in situazioni così complicate, se la cava bene la squadra di mister Frattini. Buono l'inserimento di Riyad, fuori gioco, l'arbitro ferma tutto. E qua si sprecano i no dalla tribuna e dalla panchina. Secondo me era al di là, guardandolo dalla nostra postazione era leggermente al di là. Sì, forse dei no generati anche dal volere e del pubblico e delle panchine per quanto riguarda le tribune sicuramente e il pubblico, di vedere un'azione d'attacco, comunque un gol da entrambe le squadre, visto che comunque a parte l'ottima parata di Mercati si è visto ben poco in questo primo tempo. Pasqualino intercetta ancora. Scarica. Frank scarica ancora lui. Pasqualino, bravissimo ancora a contrastarlo. Fuori gioco qua di Anastasio. L'arbitro però fischia fallo ai danni di Scarica. Fallo ai danni di Pasqualino. Ammonito Scarica del Fornovo, un ammonito per parte da entrambe le squadre, scusate, due ammoniti, due per la Folgore e uno adesso per il Fornovo. Palla lunga a cercare l'inserimento di Pasqualino, ancora la lotta con Scarica, prova a mettere un cross in mezzo, non c'è nessun fallo di mano,
anche se potevano protestare alcuni giocatori, prova a giocare d'esterno e di prima, Frank, la palla non passa, è una palla un po' banale forse in quella zona di campo, solo recupera, lotta qui esattamente sotto la nostra postazione, se ne va Guelia, un ottimo guizzo, resiste anche alla carica di Riyad, prova ad aprire tutto dall'altra parte, ma Tommasello c'è ancora, recupera subito, lotta ora in mezzo al campo, ne esce Valenti, prova a portare palla, rimpallo che non favorisce sicuramente Lazzari che era chiuso dai due centrali, facile la presa di Gatti che va a giocare subito su Di Napoli, palla lunga per Riyad che in posizione regolare, Riyad controlla il limite dell'area, la rigioca dentro per Tommasello, prova a tirare di prima Tommasello, ancora palla giocata su di lui, Tommasello rientra sul destro, il suo piede, Tommasello, Mercati, ancora in calcio d'angolo, buon intervento anche questo. Sì, come abbiamo visto le azioni della Folgore sono sempre organizzate, hanno un'idea di gioco, mentre quello del Fornovo è approssimativo, si butta la palla avanti nella speranza che Lazzari o Guelli facciano qualche cosa. Tanto rumoreggiano qua di sotto alcuni dirigenti del Fornovo, abbiamo sentito un "è l'ora, ci svegliamo", tipica affermazione parmigiana, in dialetto parmigiano, in cadenza parmigiana. Tanto ogni calcio d'angolo che passa sembra quasi sempre allargarsi, no? Questo blocco dei giocatori della Folgore, anche se sono sempre i sette giocatori che vanno all'interno dell'area. Tergiversa ora Di Napoli alla battuta, mette una palla che non è buona per nessuno se non per il portiere Mercati che vuole subito rilanciare il pallone, ma i suoi sono tutti indietro e come hai detto tu prima non c'è nessuno per far ripartire il contropiede, preferisce aspettare che la sua squadra si rimetta a posto e andare con calma al rilancio. Si lamenta ora della posizione di Riyad che lo disturba. Salta da solo Tommasello, ma Bernardini è in possesso di palla. Allarga tutto con il suo sinistro per Lazzari. Cavariato anche in questa situazione la sua posizione. Giocata in palla ancora in mezzo per Frank. Si inserisce Zakomer 1-2 con Paglioni. Palla in mezzo per Lazzari! Vantaggio del Fornovo al 47esimo del primo tempo, ha segnato Lazzari da un pallone che sembrava quasi innocuo, si è inserito invece l'attaccante della squadra di Mister Ghillani e alla prima partita da titolare ha già segnato. Sì, un errore della fase difensiva della Folgore, i due centrali Nemorini e Tommasello si sono dimenticati, si sono accorti di questo inserimento su una palla praticamente innocua di Zakomer, un tiro verso l'area di rigore e da solo davanti al portiere ha messo in rete. Sì, sembrava quasi arrivarci il portiere Gatti, la palla però era precisissima e a fin di palo. C'è stato un attimo di incertezza qua anche tra di noi perché sembrava francamente fuori gioco dato che era da solo in mezzo all'area di rigore. Si lamenta anche dalla panchina mister Frattini che ha appena detto ai suoi difensori ve l'avevo chiamato, vi avevo detto di stare attento. Attenzione intanto qua la palla che dopo un liscio favorisce Riyad, è uscito però il pallone, se ne accorge l'arbitro che ha... Infatti il guardaline del Fornovo alza subito, attenzione, vanno faccia a faccia Riyad e qua si sente il sangue caldo tipico dei derby. Sì, dalla nostra postazione c'è il palo della luce, non l'abbiamo visto se la palla aveva superato o no la riga, però il guardaline l'ha vista bene, il guardaline del Fornovo. L'ho vista francamente abbastanza bene anch'io che sono leggermente spostato dalla tua posizione ed era fuori, qua forse una piccola ingenuità di Riyad anche per la foga di voler giocare e probabilmente rimettere subito una palla giocabile in mezzo all'area di rigore, in realtà non ha controllato bene e ha accompagnato il pallone in fallo laterale, viene ancora incontro Lazzari che gioca di sponda per Guelli, ora si distende, prova a distendersi il Fornovo ma la palla non è buona, recupera Tommasello, Riyad prova a giocare ancora per il taglio di Tommasello davanti a lui, rimessa laterale perché è bravo a contrastare Zakomer. Palla lunga per suo, mette giù di petto suo, prova a ricominciare, ma non riesce, ma è una brutta palla quella che consegna a Gueli. Se la cava bene l'altro, il fratello Tommasello. Ancora Tommasello Luigi. Lotta, prova a sbattersi ancora la Folgore in quella zona di campo, prova a farsi vedere subito la squadra di Frattini. Soe ha cerchiato, bravo, è entrato benissimo in campo Guelli che ha recuperato l'ennesimo pallone. La gioca per Lazzari, può aprire il campo Lazzari ancora per l'inserimento di
Gueli, uno contro uno di Gueli, è raddoppiato, se la cava bene Gueli, taglia dall'altra parte, Di Napoli capisce tutto e chiude con esperienza, buonissima chiusura di Di Napoli. L'arbitro però dice che per questo primo tempo può bastare. Folgore Fornovo 0, Fornovo 1, decide Lazzari al 47esimo del primo tempo. Nel frattempo andiamo a bere tutti quanti un caffè al Blue Bar di Mister Alberto. Adesso io penso che nel secondo tempo avremo qualche sostituzione da parte della Folgore, sicuramente presumo entri Panico ed esca uno tra i due esterni, o Riyad che ha speso molto su qui sulla fascia, o Valla dalla parte di là che secondo me ha fatto una brutta partita, non è stato molto al di fuori del gioco, quindi penso che bisogna anche recuperare questo risultato, di conseguenza una punta, come è capitato anche in altre occasioni, per esempio nella partita di ritorno della Coppa, quando Del Soldato si è fatto male, mister Frattini ha inserito una punta e spostato Anastasio sull'esterno, quindi penso che sia una delle poche mosse che possa fare in questo momento. Amici sportivi di RTA, siamo ancora collegati al campo comunale di Riccò per il secondo tempo del derby Folgore-Fornovo contro Fornovo. Vantaggio del primo tempo per la squadra di Mister Ghillani con Lazzari al minuto 47. Primo tempo giocato molto meglio dalla squadra di Frattini, ma il vantaggio è andato proprio al Fornovo che gioca ora palla. Intanto si è abbattuto un autentico acquazzone sul campo, ci stiamo anche noi bagnando come dei pulcini, non sappiamo se è colpa del caffè che abbiamo preso dal Blue Bar del buon Alberto, il mio compagno di commento. No, è nubifragio che in questi giorni è già capitato anche ieri sera su Fornovo, e al momento pioggia dirotto e la partita è ricominciata, il terreno diventerà sempre più pesante col passare del tempo. Intanto azione della Folgore. Esce Brahe, molto bene Mercati in anticipo su Anastasio che si era mosso benissimo in avanti, in profondità, si fa subito vedere la squadra di Mister Frattini. Scontrato ora l'arbitro che si sta allacciando, la scarpa, condizioni non facili che possono cambiare la partita anche per sfavorire sicuramente il palleggio della squadra di arancioni, maglia arancione, quindi della Folgore. Come avevamo detto già nel primo tempo, sembra una partita a scacchi, non appena il Fornovo si è un attimino scoperto sulla fascia destra con un'avanzata di Colombo, subito la Folgore ne ha approfittato con Anastasio che si è messo proprio nella posizione di esterno sinistro cercando di andare verso la rete. Calcio d'angolo ancora di Napoli alla battuta, prova a venire incontro Anastasio, un'autentica nuvola di Fantozzi quella che si è abbattuta su di noi. Non ci capiscono niente i giocatori del Fornovo in questo scambio, prova ad andare Anastasio alla conclusione, ma sono bravi Lazzari e Valenti a recuperare, all'impallare in fallo laterale. Scusate, rimessa dal fondo per il portiere, non fallo laterale. Ricordiamo che la Folgore può recriminare per un gol annullato nel primo tempo a Tommasello, un tap-in in porta dopo una parata del portiere, gol annullato in modo piuttosto ingiustificato, il portiere ha l'arbitro a fine primo tempo ha affermato ai dirigenti della Folgore che avevano chiesto informazioni di aver annullato proprio per una carica sul portiere, come anticipato qui in tribuna da noi. Intanto si scaldano due giocatori del Fornovo. Sì, della Folgore sono. Come avevamo anticipato prima, probabilmente entrerà Panico e si sta scaldando anche Albertini. Non sappiamo se si metteranno a difesa a tre o se, come è successo già nella partita di ritorno, Memorini verrà spostato in mezzo al campo. Tanto ha provato la conclusione Frank dalla distanza, alzandosi un pallone. Dopo un palleggio casuale, la palla è finita abbastanza ampiamente sopra la traversa. Sta letteralmente diluviando in questo momento. Un'acqua che sicuramente non favorisce lo spettacolo, ma forse ne aumenterà l'agonismo. Intanto c'è un giocatore del Fornovo che si accascia per terra. Probabilmente si tratta di Valenti. Sì, ve lo confermo. È Valenti, difensore centrale del Fornovo, si accascia per terra. Il povero
povero massaggiatore costretto a prendersi anche lui la sua dose d'acqua, compresi anche i guardalini, dato che ricordiamo in queste categorie, neanche in queste categorie è possibile entrare in campo con l'ombrello. Ombrello che fortunatamente invece ce l'abbiamo noi. Ecco, mi ringrazia il guardaline del Fornovo che mi ha sentito in questo commento. Salve. Mentre quello della Forgone invece vediamo che se l'è procurato. L'arbitro forse se n'è accorto, lo sta andando a redarguire. No, non se ne accorge minimamente. Ma il nostro amico qua sotto, guarda la linea del Fornovo, è provvisto di kiwi e cappello e sembra assolutamente in salute e non curarsi di tutta quest'acqua. Va al rilancio Gatti. Aspettiamo che l'arbitro dia il via. Ecco qua. So prova a staccare, lo anticipa Pagliarone. Palla dentro a cercare il taglio di Ngueli. Pazzesco l'acqua che sta cadendo, da un momento all'altro è iniziata a piovere in maniera copiosa. Fallo guadagnato ora da Tomaselli in mezzo al campo di Napoli, andrà alla battuta lunga. Rientra Valenti in campo ora, ma sta zoppicando, si era posizionato momentaneamente Frank in mezzo alla difesa in sua sostituzione. Valla prova la conclusione a liberarsi con l'avversario dietro. Palla 2, è in vantaggio. È in vantaggio Nemorini che guadagna fallo laterale. Dicevi Alberto che probabilmente entrerà? Probabilmente entrerà Sabatino, che anche domenica è entrato nel secondo tempo al posto, e il suo ruolo è un difensore centrale anche lui. Quindi non abbassa Frank come aveva giocato nelle partite di Coppa, rimane a centrocampo e verrà inserito Sabatino. Apertura a cercare scarica dall'altra parte, pallone che non arriva, ci pensa ancora Tomasello di testa. Palla rigiocata in mezzo per Gueli, ma anticipa tutto Pagliarone, fuori gioco, l'arbitro ferma tutto per fuori gioco. E ci riprova la Folgore con il suo solito palleggio. Pasqualino, velo di Anastasio, provava a favorire l'inserimento di Riyad. La palla però sguscia ed è facile la presa di Mercati. Rilancio lunghissimo di Mercati che non trova nessuno se non mister Frattini della Folgore direttamente dalla panchina. Lotta Riyad dall'altra parte, bravo Pagliarone a chiudere, a rigiocare per Bernardini, buona la giocata di prima per Bernardini, viene incontro Lazzari che prova a dare un pallone d'esterno per l'inserimento di Gueli, ancora in scivolata Bernardini che ha sicuramente giocato molti, molti più palloni da quando la sua posizione si è abbassata. Ora so, di prima Riyad prova a giocare d'esterno per cercare Anastasio, non trova nessuno, rinviene Zakomer, ma l'arbitro fischia trattenuta ai danni di Riyad. Calcio di punizione per la Folgore in zona tre quarti. Sì, vedi, il campo sta diventando sempre più bagnato e le condizioni sono il temporale, anche se in questo momento sembra attenuarsi un attimino. Vediamo che due giocatori della Folgore si stanno scaldando, panico con maggiore intensità. Aveva staccato da solo Tomasello, questa era un'ottima palla gol, non era facile dare potenza a questo pallone, scusate, di Nemorini, non di Tomasello. Era stato lasciato libero uno dei migliori forse saltatori della Folgore, non è riuscito a dare potenza a questo pallone. Nessun cambio a fine primo tempo da entrambe le squadre che sono rientrate nel terreno di gioco con la stessa formazione del primo tempo. Ma c'è movimento in panchine, probabilmente qualcosa cambierà. Ora Anastasio si riesce a liberarsi di alcuni avversari, rientrano però immediatamente di Napoli, cambia tutto. Bravo di Napoli ad aprire per Pasqualino. Pasqualino ora cerca Riyad, ancora uno contro uno di Riyad, non si passa da quella parte. Zakomer mette in fallo laterale. Palla lunga ancora a cercare Riyad, Riyad prova ad andare sul fondo, Riyad non riesce a controllare bene il pallone, la palla
è per il Fornovo, la rimessa laterale per il Fornovo, fallo di Pasqualino ai danni di Lazzari, calcio di punizione, può salire a rifiatare ora il Fornovo. Comunque c'è da notare la posizione di Napoli, che arriva sempre sulle ribattute della squadra avversaria, è sempre il primo a prendere la palla e sembra abbia la calamita, ecco. Viene ancora incontro Lazzari, che prova a servire di testa l'inserimento di scarica. Mercati chiama la palla, scusate, Gatti chiama la palla e la fa sua. Si attenuerà anche sta pioggia, però io sono già bello zuppo da testa a piedi. Tomasello ancora dentro per Di Napoli, finta di corpo, delude il pressing dei centrocampisti, non trova nessuno davanti, facile la presa per Mercati. Rilancio a cercare Gueli, che è entrato benissimo in campo nel primo tempo. Lazzari si è allargato a destra, chiama ancora, detta ancora il passaggio Gueli dall'altra parte, preferisce rientrare in campo Lazzari, serve Bernardini che va alla conclusione di Pugni, non si fida della presa Gatti, risolve Pasqualino che mette in fallo laterale, ancora il Fornovo che ora sembra aver trovato più convinzione dopo il gol. Lazzari prova ancora a girarsi, dentro l'area serve casualmente Gueli, dentro l'area Gueli va sul destro, raddoppiato Gueli, rimpallo, palla al portiere, Gatti. Dicevo, sembra aver preso campo e fiducia il Fornovo dopo il gol del vantaggio a fine primo tempo. Sì, è un po' come, cioè, questo gol preso allo scadere sembra che abbia tagliato un attimino le gambe alla squadra e in alcuni frangenti non fa più i passaggi vicini ma cerca sempre Anastasio in profondità e i difensori del Fornovo hanno la meglio. Di Napoli tenta di giocare di prima per Anastasio, spalla la porta Anastasio, non gli permettono di giocare, bravo Bondi a contrastarlo. Bernardini non riesce a trovare Gueli, si riparte dal portiere Gatti. Pasqualino, pressato Pasqualino, deve giocarla all'indietro ancora per Nemorini. Riad, non bene l'appoggio di Riad per l'inserimento di Pasqualino. Partita difficile per gli esterni d'attacco della Folgore, in quanto la formazione di Ghillani tiene tutti e quattro i propri difensori schierati in linea senza mai dare opportunità di inserirsi ai due esterni. Anche quando viene incontro Anastasio difficilmente lo prende uno dei due difensori centrali, ma ci pensa sempre il mediano, in modo che i quattro difensori rimangano sempre in linea a coprire, o sbaglio? Sì, sì, e poi come avevamo già detto nel primo tempo praticamente nulla la prestazione di Valla, anche adesso solo è ignorato completamente dai compagni e sta camminando. Prova ad andare in profondità di Napoli, taglia Anastasio con lo stesso Valla appena nominato che è andato in mezzo. S'appoggia per Maio, di Napoli è pressato d'esterno per Tomasello, buono il fraseggio ora della Folgore ma non si riesce ad entrare, allora bisogna tornare indietro dall'altro Tomasello. Ora Nemorini, Pasqualino, di Napoli, Nemorini, palla un po' arretrata, dovrà tornare dal portiere, infatti è così. Gatti che aprirà per Tomasello. Qualche problema fisico per Lazzari. Intanto ci sono dei problemi fisici per Lazzari, che prova ad avventarsi su questo pallone ma sembra corricchiare, si gira verso la panchina, è un po' indispettito, probabilmente ha accusato qualche dolore che già, di cui già ha sofferto in precedenza. Sì, e poi dobbiamo dire che è la prima partita che gioca, nel Cervo non giocava quasi mai, quindi probabilmente un ritmo partita manca, ecco, a questo giocatore. Il campo è diventato pesante con la pioggia e quindi qualche problema muscolare, crampi o qualcosa di simile. Vedi che si tocca l'anca, ha qualche problema. Farebbe probabilmente bene, penso, a sostituirlo mister Ghillani, come probabilmente farà, visto che c'è pronto un cambio per il Fornovo. Sabatino è pronto ad entrare in campo, pallone è uscito, l'arbitro indica rimessa dal fondo, mentre Lazzari si è accasciato, non ce la fa proprio più, si è accasciato in mezzo al campo, si butta per terra, l'arbitro sarà costretto a fermare il gioco. Non credo che ne abbiano degli altri attaccanti in questo momento in formazione, sicuramente ci sarà il
Capocchiano, che è un esterno che era in ballottaggio con Scarica, probabilmente sarà lui a entrare, visto che si è tolto anche i parastinchi Lazzari, quindi non ce la farà più. Anche il 5, guarda che esce. Anche, vediamo che anche chi è Bondi? Sì. Bondi, che era già uscito prima, ha chiesto il cambio, entra Sabatino. Entra Sabatino, rimane per ora in campo Lazzari, mentre c'è movimento anche sulla panchina della Folgore, si scaldano Albertini, Pesce, Minotti e Tiberini. Non riesco a capire questa posizione di Sabatino mediano con Frank centrale, difensivo. Nelle altre partite Sabatino faceva già fatica a giocare difensore centrale, non ha il passo secondo me per poter fare il centrocampista. Intanto ha provato ad andarsene il suo, che si è allargato dalla destra, calcio di punizione, prova a farsi vedere, ora la Folgore dovrà... Ha ammonito intanto Bernardini. Si scarica, il gol meritato sicuramente, si era sbattuto nel primo tempo dando una grossa mano anche ai suoi compagni. Ora ha tagliato tutto il campo e davanti al portiere, davanti a Gatti, non ha sbagliato e ha insaccato alla destra del numero 1 della Folgore. Dodicesimo del secondo tempo, Folgore 0, Fornovo 2. Si fa dura ora per la formazione di mister Frattini, pallone abbastanza morbido messo in mezzo da Maio, facile la presa per Mercati che va subito a rilancio alto. Si alza un campanile, fallo forse di Lazzari, non fischiato, si prosegue. Di Napoli prova a mettere ordine ad esterno, apre per il neo entrato Minotti, ora ancora Di Napoli, elude il pressing e apre dall'altra parte per Maio. Ancora Maio, ma sembra messo benissimo ora al Fornovo, con quasi tutti i giocatori dietro la linea della palla a difendere. Coprivano prima questa posizione, figuriamoci ora che sono in vantaggio 2-0. Sì, continuerà la partita, adesso saranno molto più coperti i giocatori, gli esterni bassi non si alzeranno più, vediamo che anche Pagliarone si è messo molto basso, quindi logicamente il doppio vantaggio complica i piani della Folgore e sicuramente aiuta adesso il Fornovo in fase difensiva. Sì, Folgore che ci prova sempre con il suo palleggio, aiutato anche dall'ottimo Di Napoli, tra i migliori forse della formazione della squadra in maglia arancione. Sembrano anche un po' sfiduciati ora i giocatori della Folgore, prova il capitano Maio ad incitarli a non mollare. Ora devono venire fuori i giocatori di qualità, i giocatori migliori della Folgore dovrebbero prendere per le mani la squadra e vedremo se, tra cui anche Anastasio, e vedremo se lo faranno. Intanto c'è un cambio, entra il numero 17, entra Tiberini ed esce, che è un esterno alto, esce Riyad, si posiziona nella stessa posizione, nel stesso ruolo del suo compagno, va subito a prendere palla, Tiberini la rigioca subito indietro di petto, Pasqualino la gioca male, ora ancora Gueli, che ha dato diverse apprensioni, ha dato diversi problemi dalla sua entrata in campo. Guadagna fallo di Napoli, ha cerchiato, non riescono a togliergli il pallone. Ora queste aperture diventano anche abbastanza difficoltose con un campo del genere, perché abbiamo visto la palla appena tocca per terra schizza subito via. Nonostante avesse piovuto negli scorsi giorni e quindi si pensava ad un campo piuttosto pesante, essendo anche le prime piogge il terreno era abbastanza secco e quindi ad inizio partita non era in ottime condizioni. Prova ora Anastasio a servire l'inserimento del suo esterno, ma Stefan Frank, che gioca ora nel ruolo di difensore centrale, bravo di intercettarlo. Va al rilancio Mercati, stacca bene Pasqualino, palla subito giocabile per Tiberini, di prima per Minotti, i due entrati in campo giocano subito palla, non passa il pallone alto, si riparte ancora dalle trovie con Tomasello, aprirà dall'altra parte con il suo sinistro per Valla, che era in sospetta posizione, la palla non gli arriva, quindi si prosegue.
Altro cambio per il Fornovo, entra il numero 18 Pannico ed esce Lazzari. Scusate, entra il numero 18 Caia del Fornovo ed esce Lazzari, che probabilmente è stremato e anche a causa del problema fisico di cui abbiamo accennato prima costringe il mister alla sostituzione. Maio ancora, riprovano in palleggio a giocarla da dietro, ma diventa difficoltoso in questo campo continuare a giocare il pallone di palla a terra, specialmente in quella zona, specialmente da dietro, soprattutto quando devi recuperare un risultato di 2-0 così pesante. Sì, poi avendo tutte delle punte abbastanza piccole di statura e veloci, la Folgore, come è capitato anche domenica scorsa, trova difficoltà quando deve affrontare queste squadre chiuse in difesa, ed è uno dei problemi probabilmente che aveva anche l'anno scorso e che si sta cominciando a far vedere anche quest'anno, ecco. Chiaramente una squadra può avere un ottimo palleggio, però se gli chiudi gli spazi diventa davvero difficile andare a diventare pericolosa, specialmente se i due esterni, come abbiamo visto in questa partita, prendono sempre palla con l'avversario spalla alla porta, con l'avversario che li pressa immediatamente e che non gli lascia un minimo di profondità. Intanto va al rilancio Mercati quando siamo arrivati al 17esimo del secondo tempo. Folgore Fornovo 0, Fornovo 2 al campo comunale di Riccò. Fallo intanto ancora guadagnato, fallo di Pagliarone guadagnato da Di Napoli. Subito si rischiera tutto il Fornovo dietro la linea della palla, compreso Gueli che al momento è la punta più avanzata. Oramaio di prima col sinistro di Napoli prova a buttare in mezzo un pallone. Può ripartire ora il Fornovo che rilancia. Attenzione a Gueli perché il pallone fischia fuori, l'arbitro fischia fuori gioco, il portiere è riuscito comunque a intervenire. Adesso vediamo che l'uscita di Lazzari si è abbassato, Caia e fa l'esterno, cioè si sono messi 4-5-1, quindi ci saranno ancora meno spazi per gli attaccanti della Folgore, che a centrocampo poi saranno numericamente inferiori, essendo che fanno un 4-3-3 loro. Nemorini spazza e mette in fallo laterale, no scusate, ancora buona la palla, è giocabile per Tiberini, lotta, scarica, ottimo anche il lavoro degli attaccanti del Fornovo che anche in queste situazioni quando il pallone era lato hanno reso difficoltoso il palleggio della squadra della Folgore. Attacca ora Gueli, se la cava bene Tommasello, Maglia non sa che fare, ritorna dal portiere Gatti, è solo Gatti, prova ad alzarsi il pressing del Fornovo, ma la sua linea di difensore ovviamente chiaramente è sempre ben schierata. Ghillani dà l'idea di essere uno che cura molto la fase difensiva, vedendo questi primi 70 minuti, quasi 70 minuti di gioco. Intanto occhio a questa palla schizzata indietro da Tommasello che poteva diventare pericolosa, è stato bravo Nemorini ad andare dal portiere. Ora Minotti prova a portare palla a Minotti, ma rinviene, ora un po' di lotta a centrocampo, era rinvenuto Pagliarone. Colombo chiama qualcuno vicino, trova Gueli, Gueli accerchiato, se la cava bene, fallo di Minotti, altro cartellino giallo, terzo ammonito per la formazione di mister Frattini. Dicevo, mister Ghillani che sicuramente cura molto la fase difensiva. Sì, e poi come sappiamo bene le sue forme, lui maniaco della preparazione atletica, le sue squadre le prime domeniche hanno una grossa difficoltà per i carichi di lavoro che svolge durante la preparazione, e piano piano smaltirà questo carico di lavoro e la squadra sicuramente comincerà a correre e sicuramente otterranno dei buoni risultati. Oggi vediamo che il numero 17 davanti da solo in mezzo ai due centrali sicuramente andranno in difficoltà essendo molto alti loro, invece lui è piccolino e molto veloce. Benedini alla battuta,
due in barriera, la palla infatti abbastanza lontana, tenta la conclusione, non un granché, la palla si spegne a lato, va al rilancio ma si allagano subito due difensori centrali per favorire la giocata semplice per del portiere, se ne va in dribbling Maio, buona la palla, subito tentativo per Valla di aprire per trovare uno dei due attaccanti, palla un po' casuale, Tiberini controlla non bene, Tiberini scarica che si è spostato ora in zona più centrale, vediamo, rispetto al primo tempo dove agiva sull'out di sinistra. Sì, si sono messi a 5, di conseguenza si sono messi a 5 a centrocampo con Gueli unica punta. Subisce ancora fallo Bernardini, che ha giocato un'ottima partita da quando è stato spostato in quella posizione di campo. Sicuramente Bernardini da una parte e Di Napoli dall'altra sono i due giocatori che a centrocampo portano maggior qualità, e da una parte e dall'altra. Zakomer, la sventagliata di sinistro totalmente dall'altra parte ad aprire per Kaya. Anticipa Maio, la palla è giocabile per Valla, prova ad inserirsi Tiberini, sempre marcato da Zakomer, prova ad andarsene Tiberini, Zakomer resiste. Calcio d'angolo, buona discesa di Tiberini che ha già portato apprensione e difficoltà a Zakomer, cosa che nel primo tempo Riyad sembrava non aver fatto minimamente. Di Napoli la battuta, solito blocco per la Folgore, possono fare attenzione, c'è un fallo, calcio di rigore, calcio di... l'avevamo detto subito che sembrava esserci un fallo dentro l'area del Fornovo, e infatti l'arbitro ci ha pensato ben poco prima di fischiare. Calcio di rigore per la Folgore su Tommasello quando siamo arrivati al 70° della ripresa. Sì, vediamo se la partita si riuscirà a riaprire e assisteremo a 20 minuti di arrembaggio da parte della Folgore. Va Di Napoli e non come in altre occasioni Anastasio. Di Napoli 2-1, riapre la partita alla Folgore Fornovo al 71° della ripresa con Di Napoli su rigore. Come dicevi Benetelli, i giocatori di esperienza devono assumersi le responsabilità, e in questo caso Di Napoli, che è il giocatore più esperienza, è andato lui, calcio io, e ha buttato la palla dentro. Bernardini perde un altro pallone per Valla, Tiberini ora deve provare il tutto e per tutto, liscio di Zakomer, poteva favorire l'intervento di Tiberini, è bravo il portiere a non giocare sulla linea di porta e anticipare proprio l'esterno destro della Folgore. Buona partita anche di Mercati infatti. Sì sì. Niente, adesso vediamo se ci sarà questa reazione o se questo gol preso dal Fornovo taglierà un po' le gambe al Fornovo, e assisteremo a 20 minuti di bel calcio ancora. Ancora Di Napoli a fare pulizia, palla dentro per Anastasio, Gueli, Di Napoli ancora mette pulizia, pulitissimo il suo gioco, il suo modo non solo di giocare il pallone ma anche di recuperarlo. Palla a due che poteva favorire l'inserimento di Pasqualino, che anche lui magari non con moltissima qualità però ha provato a spingere in diverse occasioni ad essere sempre dentro la partita. Ora Di Napoli anticipato, rinviene, è salita in cattedra Di Napoli, prova ancora a cercare Tiberini, questa volta commette fallo su Zakomer che da quella parte è stato saltato ben poche volte, praticamente mai, se non nella situazione precedente in cui il neo entrato Tiberini ha guadagnato calcio d'angolo, da cui è scaturito il rigore. Ha ammonito il portiere per perdita di tempo, non sembrava francamente averci messo tutto questo tempo, ma l'arbitro è stato fiscalissimo in questa situazione.
Comunque dobbiamo notare una cosa, che l'assenza, cioè l'assenza, ormai come avevamo già detto in trasmissione l'altro giorno, Elezzi non fa più parte del Fornovo, è stato venduto al Fidenza, e la squadra ne ha tratto beneficio, perché è una squadra tutta unita, tutti corrono per tutti, non c'è polemica, non c'è discussione, cosa che invece era capitata settimana scorsa col Fraora. Intanto palla indietro, palla avanti con Pagliarone, che aveva cercato l'inserimento di Gueli. Valla prova a scuotersi, a venire fuori dalla marcatura, ha cercato dentro l'inserimento di Tiberini. Dovremmo dire al proprietario Claudio Bertani di bacchettare il nostro cameraman, perché anche oggi si è perso in qualche inquadratura strana all'interno del campo. Sicuramente non stava seguendo la partita, ma qualche ragazza ai lati. Tanto palla lunga ancora controllata da Nemorini di Napoli. La gioca per Minotti, ancora costretto a tornare indietro da Di Napoli. Nemorini, si apre Tommasello e si abbassa a ricevere palla dal portiere. Tanto il mister Frattini incita ad accelerare le operazioni per la sua squadra, e così deve essere, dato che mancano ormai 15 minuti. Il Fornovo è messo quasi tutto dietro a difendere. Zaccomerne ancora in anticipo. Pasqualino, rimpallo, chiedono fallo di mano, non il concesso, si ritorna indietro da Nemorini. Palla che favorisce il dribbling di Kaya, dà una palla un po' lunga per Gueli, ai lati Gueli prova il dribbling, rientra sul destro Gueli, lo segue Nemorini non molla, va alla conclusione alta Gueli, ma guadagna calcio d'angolo. Intanto c'è stata la sostituzione di Tommasello con Pannico, e quindi la Folgore tenta il tutto per tutto con un 4-2-4 molto offensivo. Partono gli epiteti anche dalla tribuna con il guardaline del Fornovo coinvolto, ovviamente siamo in un derby. Buona palla messa sul secondo palo da Bernardini, ma c'è fallo. Palla in attacco di Scarica, si ripartirà con un calcio di punizione, andrà a rilancio lungo forse in questo caso Gatti. Rumoreggia la tribuna sotto di noi, ma d'altronde queste sono le situazioni che vogliamo vivere anche un po' nei derby, quelle un po' più divertenti, che al di là di un sorriso e di qualche polemica non strappano altro, giusto? Vediamo che addirittura un tifoso del Fornovo su questa azione aveva gridato al gol. Sì, da qua infatti sembrava che la palla stesse per entrare in porta, ma seguiamo subito, perché Bernardini dà un'ottima palla in profondità per Gueli. 3-1, il punto esclamativo della formazione di mister Ghillani sulla partita al 74esimo del secondo tempo. Folgore Fornovo 1, Fornovo 3. Sì, come avevamo anticipato prima, Gueli è piccolo e rapido, e su questi tagli mette sempre in difficoltà i due centrali della Folgore. Il calcio è strano, non doveva neanche essere titolare, poi è uscito nel primo tempo al posto di Venusti, è entrato, si è messo lì davanti, ha creato subito confusione nelle retrovie della Folgore, è andato a segnare un gran bel gol con un tocco sotto a battere Gatti. Palla sul fondo, punto esclamativo, dicevo, messo prima sulla partita. Ora si fa davvero dura per la Folgore, che è schierata, sì, come prima, con una sorta di 4-2-4. Buona partita di Willy, tra i migliori in campo sicuramente.
Palla che schizza per Tiberini, ci deve provare in tutti i modi ora la Folgore se vuole recuperare il risultato, anche perché manca poco. Si sbraccia mister Ghillani, vuole il massimo attenzione anche in questi ultimi minuti di partita da parte dei suoi. Non sarà stato contentissimo del calcio di rigore concesso, rigore che ci stava tutto, diciamolo, perché il fallo era abbastanza evidente, non è stato ben chiaro il giocatore che lo ha commesso, ma sicuramente il contatto c'è stato ed è stato abbastanza evidente. Altro calcio d'angolo per la Folgore, ne ha battuti tantissimi in questa partita, sia nel primo tempo sia nel secondo. Palla bassa, schizza fuori Nemorini, prova ad andare alla conclusione, non va. Tiberini mette largamente sul fondo, non possiamo neanche dire che ha cercato di colpire qualche bambino là dietro o qualche uccello, perché anche loro sono andati a rifugiarsi dal brutto tempo, e quindi a parte noi, un po' di pubblico e qualche dirigente in giro, non c'è nessuno al di là dei giocatori. Anche perché è venuto anche discretamente freddo. Dobbiamo dire una cosa, che quelli sono quei classici giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, perché anche domenica scorsa era partito dalla panchina, poi quando c'era stata la polemica con Elezzi l'hanno messo su e la partita è cambiata. E la stessa cosa anche oggi, partito dalla panchina, è entrato in silenzio e ha fatto due gol. Tanto preparati, perché tra poco ti chiederò i 2 milioni in campo di entrambe le squadre. Ricordiamo che con il tasto verde potrete votare. No, scusate, non siamo a Sky neanche e neanche su Mediaset, quindi non abbiamo di tasti e non abbiamo, ma abbiamo sicuramente dei migliori in campo che Alberto ci darà. Intanto provo ad andare alla conclusione Sabatino, ma la conclusione si spende quasi a lato. Niente tasto verde, niente voto in diretta, anche perché la partita, quando la vedrete, sarà indifferita. Probabilmente andrà in onda giovedì, ma lo annunceremo come al solito in anticipo su Tutto Sport e sui nostri canali, tra cui la pagina Facebook. Intanto palla ancora giocabile per Di Napoli, tentata sventagliata dall'altra parte per Valla, che per quanto a te non sia piaciuto è rimasto in campo tutta la partita. Pannico, la gioca per Maio, tenta il dribbling, Maio non molla l'esterno alto del Fornovo, esce fallosamente sui piedi di Pannico, il portiere Mercati. Altro calcio di rigore per la Folgore, anche questo sembrava da qua abbastanza netto. Non abbiamo altre telecamere, ne abbiamo solo una, quindi non abbiamo neanche il monitor, dobbiamo affidarci ai nostri occhi che dicono che sicuramente il rigore c'è. Sì, l'attaccante ha spostato la palla, il portiere in uscita prende le gambe del dell'attaccante, quindi rigore netto. No. Intanto Colombo a terra, probabilmente qualche problema fisico anche per lui. Pannico subito decisivo, perché entra in campo e guadagna un buon calcio di rigore. Era aumentato il peso offensivo della squadra della Folgore, chiaramente con il 4-2-4 ti costringe a dialogare meno a centrocampo, in quanto elimini il ruolo delle due mezze ali e piazzi quattro attaccanti proprio sulla linea dei quattro difensori, che vanno a giocare quasi in uno contro uno con la linea formata dal Fornovo. Qua intanto si tergiversa un po' troppo per la battuta del calcio di rigore, in quanto il portiere, era proprio il portiere ad essersi fatto male, deve uscire dal campo perché, come dicevamo prima, l'intervento del massaggiatore è stato prolungato, però non può uscire dal campo perché bisogna battere il rigore. Ancora Di Napoli con in mano il pallone, è già pronto a battere, però bisognerà aspettare che si riprenda. Probabilmente la posizione è un po' defilata, ha portato l'arbitro a non intervenire dal punto di vista dei cartellini. Ancora Di Napoli sul dischetto. Parte Di Napoli. Di Napoli! 3-2!
Riapre la partita in questi minuti finali la Folgore Fornovo, ancora con Di Napoli su rigore. Questa volta non ha battuto centrale, ma ha spiazzato letteralmente il portiere incrociando dall'altra parte. Sì, adesso ci tenterà il tutto per tutto, vediamo. Mentre siamo arrivati al 37esimo della ripresa, finale di fuoco, Di Maio prova a controllare il pallone, non gli viene facile, tunnel, lascia lì la palla che è giocabile ancora per Guelli, uno contro uno di Guelli, ancora davanti Maio da quella parte, si dovrà appoggiare ma è chiuso da tutti. Lo raddoppiano e recuperano palla, lotta ancora Guelli, guadagna fallo laterale. Colombo alla battuta, ci metterà tutto il tempo per battere questa rimessa. Palla a Tiberini che prova a prendere per le mani la squadra, a tenere il pallone lontano, prova ad andare anche alla conclusione, la palla finisce a lato, non preoccupa la porta difesa da Gatti. Vediamo ancora i due centrali che si aprono, ma Nemorini vuole probabilmente andare a rilancio lungo, ma il portiere ha preferito giocarla per Tomasello. Ora palla lunga, aveva forse ragione Nemorini nel provare a lanciare un pallone alto per andare a attaccare subito, andare a mettere subito pressione e a giocare nella metà campo della Folgore Fornovo. Il pallone in realtà è finito in fallo laterale e giocabile per il Fornovo. Lo recupera ancora palla di Napoli, anticipato Valla, non buona la partita di Valla sicuramente, che però si fa 90 minuti. Sì, adesso comincerà a subentrare anche la stanchezza, perché non, diciamo che il campo è diventato anche un po' pesante, i giochi alle squadre hanno corso molto e vediamo. Intanto manata ai danni di Anastasio, non vista dall'arbitro, prova a ripartire, scarica che dà un ottimo pallone in mezzo per Guelli, la posizione è regolare, Guelli davanti al portiere, si mangia il match point, subito Nemorini va a protestare, va faccia a faccia con l'arbitro, chiedeva probabilmente il fuorigioco, l'arbitro non ci pensa due minuti, li sventaglia davanti il cartellino giallo. Sì, l'arbitro era ben posizionato e secondo me in questo frangente non c'era il fuorigioco. Si accendono gli animi anche nelle tribune sottostanti, non solo in campo. Ci va ora al rilancio Gatti. Palla ancora per Valla, stacca davanti a lui Caia. Maio, vediamo se prova la battuta lunga, no, si affida ancora Di Napoli che prende ancora per le mani la squadra, dribbling di Di Napoli secco dall'altra parte, c'era Tiberini che aveva tagliato tutto il campo ad inserirsi, preferisce Pasqualino che va a staccare dentro l'area di rigore, chiedevano il calcio d'angolo, l'arbitro dice rimessa dal fondo, mentre siamo all'85esimo della ripresa, infatti 85esimo della partita, 30esimo della ripresa. Tra poco vedremo quanto darà l'arbitro di recupero, mentre ovviamente volano epiteti non molto felici all'indirizzo del direttore di gara. Qua in palleggio un ottimo Bernardini esce da una situazione critica e guadagna un buon calcio di punizione. E anche grazie a lui Gueli che il Fornovo può tenere alta la linea ed evitare di farsi schiacciare dalla Folgore che attaccherà in massa. Caia la rimette in mezzo di prima, non bene, può ripartire Tommasello con Caia che spinge, è un po' lento Maio, lo recupera Caia, infatti va subito a giocare per Di Napoli che prova a dare un pallone di prima, l'arbitro, il guardaline alza la bandierina, la palla finisce in fallo laterale, probabilmente era uscita prima, no, la palla non era uscita, si gioca perché il pallone è stato messo in fallo laterale da un giocatore del Fornovo. Ora Colombo dà una palla un po' arretrata, Napoli subito a provare a farla giocare veloce per Maia, non c'è movimento però, Maia non sa che fare, viene incontro Anastasio, si è visto poco nel secondo tempo Anastasio, Maia prova ad andare da solo, lo ferma Sabatini. Sabatini prova in uno contro uno con Di Napoli che lo ferma con grande esperienza. Bernardini ancora a rilanciare il più lontano possibile il pallone, ma Nemorini recupera e gioca subito per il suo portiere Gatti. Sventagliata non molto precisa che
finisce nei piedi di Bernardini, ma recupera palla ancora alla Folgore, si dovrà ancora tornare indietro dal portiere, forse un po' troppo insistito questo, rigiocare il pallone sempre dalle retrovie da parte dei giocatori della Folgore. Sì, anche perché è l'unica gioco che hanno in questo momento, perché col Fornovo schierato tutto dietro a difendere il 3-2 gli spazi non ci sono, i giocatori sono tutti coperti e quindi trovano difficoltà. Fallo i danni di Minotti, prova a perdere tempo Tiberini. Tommasello intanto, che è il difensore centrale ed è il più alto della squadra, è andato a fare la punta, soluzione tipica cercata dagli allenatori in queste situazioni. Fallo guadagnato da Pannico, che è entrato ottimamente in partita. Ora qua c'è un ottimo calcio di punizione per i vellutati piedi di Napoli. Si sa, adesso vediamo, o di Napoli o Anastasio, saranno uno dei due che andranno a calciare. Siamo circa ai 28 metri distanti dalla porta di Mercati. Vediamo di Napoli, come hai detto tu, anche Anastasio sul pallone. Che soluzioni può trovare in queste situazioni mister Ghillani quando si porta anche un difensore centrale, quindi a formare quasi un attacco di punte centrali a tre? Aspettiamo il calcio di punizione e poi mi rispondi. Andrà di Napoli, va la battuta di Napoli per la finta di per l'inserimento del suo compagno di squadra. Lo schema non è andato a buon fine perché il pallone si spegne sul fondo. Sicuramente in questi casi qui la punta, cioè Tommasello, verrà preso da uno dei due centrali in questo momento, da Bondi, che è il più alto, anche fisicamente sono molto simili. Lo schema era anche riuscito, peccato che la finalizzazione con il cross non è stata granché. Colombo a spazzare, spazza forse troppo poco lontano per quel che voleva. Mai alla battuta, si fa vedere Anastasio di prima per Di Napoli, che sbaglia forse il primo pallone della sua partita, ma ci sta perché ha preso veramente per le mani la squadra, specialmente nel momento più critico del match. Colombo, Caia, prova a proteggere Paia, Caia è molto alto, riesce a dare un buon pallone per Guelli, un po' lungo indietro di Nemorini, non facile da controllare specialmente per il campo che è piuttosto bagnato. Attenzione al portiere che si complica un po' la vita, ne esce bene. Di Napoli controlla un ottimo pallone, pulitissimo anche in questo caso il gioco di Napoli. Subisce fallo Nemorini ad opera di Scarica, aveva stato fortunato perché aveva perso il pallone Nemorini, ma ha anche subito fallo da parte di Scarico. Ora palla sponda all'indietro per Anastasio, raddoppiato Anastasio, prova ora l'uno contro uno su Colombo. Anastasio rientra, cross in mezzo, occhio al secondo palo, e questa è un'ottima, una grandissima palla gol sprecata da Maio, trovato ottimamente da Anastasio sul secondo palo, era stato lasciato solissimo dalla difesa del Fornovo. Sì, il capitano è abituato a queste azioni. E dal pubblico si continua a dire che è finita, ma ormai sarà finita veramente. Non ci siamo accorti se l'arbitro ha dato recupero o meno. Vediamo se ascolteranno i gridi dalla tribuna. Brutto il pallone dato all'indietro da Nemorini, che non è precisissimo con i piedi, favorisce il controllo di palla di Guerri. Va subito alla conclusione Bernardini, la palla si spegne a lato. Ora deve accelerare l'operazione Gatti, che proverà la palla dell'Ave Maria. Lancia la palla su, stacca Panico anche davanti al suo compagno, anticipa Colombo, anticipa Anastasio, Frank spazza più lontano che può. Di Napoli prova a controllare, lotta con Bernardini, tra i migliori in campo, probabilmente i due migliori in campo di entrambe le squadre. Rientra Gueli, prova a mettere ordine Gueli, cerca Bernardini, ne esce bene il Fornovo. Tentato di servire l'inserimento totalmente dall'altra parte con una palla che aveva francamente poco senso, ha tentato di servire Caia dall'altra parte, ora doveva forse giocare un po' di più con l'orologio e far passare il tempo. Palla in faro laterale, sembra non avere più le forze forse la Folgore per tentare un assalto finale, ed infatti finisce qui, Folgore 2, Fornovo 3. Per quanto riguarda il migliore in campo, secondo me per la Folgore di Napoli sicuramente, e per il Fornovo Gueli,
per la pro come è entrato in campo e per i due gol realizzati. Sicuramente un'ottima partita questo pomeriggio, sicuramente spettacolare dal punto di vista dei gol, un ottimo derby, anche se ci siamo un po' bagnati, siamo sicuramente soddisfatti e contenti della partita che abbiamo visto. Io vi invito a rimanere sintonizzati sui nostri canali, tra cui anche la nostra pagina di YouTube e la mia personale pagina Facebook, dove vi indicherò volta dopo volta la pubblicazione dei video di questa telecronaca. Intanto, per il momento, dal campo comunale di Riccò, un saluto da Emanuele Berni e Alberto Mastrolemmi.